sindaco, questa è già la seconda prova, perché voi avete dato ad agosto, siete stato il primo comune zona rossa e adesso siete di nuovo in campo. Questa volta per noi sono quisquiglie, ma l'organizzazione è stata perfetta, c'è stata una grande adesione a livello del volontariato medico, grazie a Dio a Lucoli abbiamo molti medici, che io voglio ringraziare uno per uno, il dottor Colafarina, Laura D'Ignazio, il dottor Castellani, la dottoressa Elvira Cassetta, la dottoressa Giuliana Properzi, Giacomo Cipriani, li ha reclutati tutti, non praticamente. Chi dimentico. Quindi c'è stata questa grande forza di volontariato da parte dei medici legati alla loro terra, questa è una grande dimostrazione d'effetto per la collettività che rappresento. La cittadinanza sta venendo a fare lo screening, io devo ringraziare oltre al personale medico e al personale infermieristico l'associazione Volontari Ludvoli che ha... Avete dovuto convincere o no? Insomma, noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo dato una mano con l'organizzazione logistica. E poi anche qui stamattina c'era anche qualcuno di noi dentro insieme ai medici ad aiutare, stiamo al computer per mandare la ASL i risultati e facciamo un po' di tutto in collaborazione col comune e ovviamente PIVEC. Quindi? Quindi niente, siamo andati molto bene. Si va avanti. No, andiamo molto molto bene, spediti. Sono state resistenze da parte delle persone, magari? Quantomeno come negli altri comuni, niente di particolare. Qui l'affluenza è stata abbastanza massiccia. Ecco, quindi sindaco... C'è stata una grande sensibilità in virtù del fatto di quello che abbiamo patito nel mese di agosto. È stata quella una piccola prova e questa volta la cittadinanza ha capito che era importante partecipare per far sì che non possa accadere quello che è accaduto nel mese di agosto. Siamo stati già testati e abbiamo reagito molto bene.